Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare di Coppa Italia e segnatamente della bellissima partita tra Milan e Juventus che è andata in scena ieri sera. Di tutto questo parliamo con Xavier Iacovelli che è collegato con noi via telefono. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici navigatori. Allora, 2-1 per la Juventus sul campo del Milan, doppietta di Caceres, nuovo acquisto, recente acquisto della squadra bianconera e soprattutto la sensazione che sul piano dell'organizzazione i bianconeri siano stati superiori al Milan che pure ha tanti grandi talenti. Beh, direi che la Juventus ieri sera a San Siro abbia dato una nuova prova di forza, a conferma che mai come in questo momento i bianconeri sono consapevoli di poter vincere sia lo scudetto sia la Coppa Italia. E il fatto che a segnare due gol della vittoria juventina sia stato proprio Martin Caceres, 24 anni, uruguaiano, di ritorno alla Juve dopo due stagioni, è la conferma di quanto la società torinese si sia mossa con oculatezza sul mercato, anche perché sia Boriello, soprattutto Padoin, non hanno fallito la prova di San Siro. È stata veramente una bella partita, la Juve ha vinto con pieno merito, evidenziando quali siano i problemi del Milan. Ecco Xavier, a questo proposito, che cosa dovrà correggere il Milan per l'imminente sfida verso fine mese di campionato che vedrà di nuovo opposti i rossoneri e la Juventus? Ma guarda Beppe, ieri sera il Milan è andato in campo contando 11 giocatori indisponibili, Nocerino squalificato in Coppa Italia e Muntari, il neo acquisto prelevato dall'Inter, impegnato in Coppa d'Africa con il Ghana. Quindi le assenze costituiscono un robusto alibi per Allegri. Però quando Ibrahimovic non è al 100% ed è anzi fin troppo nervoso, come dimostra la scaramuccia di fine partita, certo. E quando Ibrahimovic non copre con la sua classe e con i suoi gol le magagne della squadra, queste vengono a galla. Il centrocampo è andato in netta inferiorità rispetto al dinamismo della Juventus e la difesa ha mostrato un'eccessiva fragilità, fermo restando il fatto che il secondo gol di Caceres è stato un autentico capolavoro. Ecco, certo il dinamismo e soprattutto la coralità della Juventus hanno prevalso, il Milan forse può guardare in prospettiva questo giovane fuori classe che è El Shaarawy. Sì, è l'unica nota positiva, anzi decisamente la nota più positiva della serata rossonera. Ma d'altra parte Beppe, dall'inizio della stagione ci stavamo domandando come mai El Shaarawy non godesse dello spazio necessario per vivere completamente il suo talento. Il gol che ha segnato, ma soprattutto quello che in precedenza ha sfiorato dopo quel delizioso stop a seguire sul lancio di Bonera di 30 metri, hanno dimostrato che questo è veramente un grande talento, altro che Tevez. Molto bene, grazie Xavier Iacovelli. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti con Quotidiano Net.